Sono presente qui, voglio sottolineare come cittadino, quindi non come Movimento 5 Stelle, non come partito, sono come cittadino. E penso, come ha detto lui, che è fondamentale rivendicare i nostri diritti per noi stessi, per i nostri figli, ma ancora di più secondo me è un dovere anche rivendicare il diritto. Quindi se non lo rivendichiamo non facciamo neanche questo dovere. Primo. Secondo, volevo dire alla signora dottor Panetta che ho fatto presente al sindaco l'altro giorno, siamo andati a trovarlo con la signora Tino e non da pure Pamela, per spiegargli perché siamo usciti con un po' di critiche pubbliche. E abbiamo detto, la motivazione principale è detto che non siamo riusciti a interfacciarci soprattutto con l'assessore all'ambiente, con cui abbiamo avuto sempre un bel rapporto nel comitato con noi, però non siamo riusciti perché spesso le nostre critiche sono state viste come un'opposizione strumentale, che non è, infatti ho sottolineato questo al sindaco, noi non stiamo facendo politica di partito, non stiamo cercando né di far cadere la giunta, perché sarebbe la cosa peggiore che non ci auguriamo, quindi che fosse stata una giunta di centro-destra e centro-sinistra, cioè per noi è importante che l'amministrazione non cada, perché il commissariamento sarebbe la tragedia. E gli abbiamo detto che siamo disponibili come cittadini e come comitato, adesso come osservatore costituito, a collaborare in tutte le forme sulla questione ambientale, perché a me quello che mi preme soprattutto è la questione ambientale. E la mia proposta, ed è quella che già vi ha fatto Natale, tramite questo osservatorio, che non deve essere un osservatorio, io non mi sono messo nemmeno nel direttivo proprio per non dare nemmeno un colore politico, deve essere un osservatorio di cittadini, tutti devono partecipare. L'osservatorio non ha altro che la funzione di esercitare un controllo sull'attività ambientale. Intanto, se leggete il testo unico degli enti locali, l'articolo 8 ve lo dice, che tramite i comitati si può interagire con l'amministrazione, non solo si possono richiedere gli ordini del giorno, il Presidente del Consiglio è obbligato a mettere l'ordine del giorno delle richieste di comitato e degli osservatori, si possono richiedere referendum consultivi su questioni importanti, come ha detto Enrico, che potrebbe essere il tema, che potrebbe essere il forno crematorio. Però al momento io credo che la questione amianto, TMP e BP debbano essere risolte attraverso l'unione dei cittadini. Quindi io vi propongo, tramite questo osservatorio, di coinvolgere tutta la cittadinanza, avere un incontro settimanale e fare un'azione anche forte, come dicevate voi. Cioè, prima fare un comunicato, però fare una manifestazione e coinvolgere la cittadinanza. Perché se ci ritroveremo 20, 30 persone, poi 15, perché tanti non andranno alla partita, non so di cosa stiamo a parlare. Io sono qui disponibile e vi ripeto, non ce l'ho con nessuno, vorremmo solo che tutti, come siete venuti questa sera, che fossero venuti il sindaco, gli altri assessori, i consiglieri, perché credo che sia una cosa che riguarda loro e debbano ascoltare la cittadinanza. Comunque la ringrazio per essere venuto.